Rischiano ora il licenziamento gli operai forestali. Dopo il danno, mesi e mesi al lavoro senza stipendio, ora la beffa con i preavvisi di messa in mobilità già recapitati ai 250 lavoratori della comunità montana del Vallo di Diano che hanno reagito con un corteo che si è snodato questa mattina lungo la strada provinciale che da Padula porta gli svincoli autostradali dell'A3. Mi sono scesi in protesta, sono sulla strada per il loro posto di lavoro, per il loro diritto al lavoro. La situazione economica che è tragica, perché la regione Austria ha trasferito i fondi, il del salario, c'è proprio un problema di occupazione, perché gli OCD sono stati licenziati al 30 settembre, alla scadenza del decreto di massimo allerta. E in più gli OT hanno avuto il preavviso di licenziamento, perché allo stato attuale la comunità montana sostiene che non può tenere in faccia perché non ha fondi. Continuerete col corteo, insomma andrete avanti nella protesta? I lavoratori andranno avanti nella protesta, chiaramente, non si fermeranno. La protesta è solo l'inizio della protesta. Il culmine sarà il 17 a Napoli. Nel frattempo questi lavoratori resteranno attivi sul territorio e continueranno a protestare. Quasi ci vogliono le certezze per il futuro che non ci sono. Questo è il territorio dove c'è stata la frana poco distante, quindi una frana che è dovuta al fatto proprio che i lavoratori forestali hanno fatto meno giornate degli anni precedenti perché non si è garantito la prevenzione sul dissesto. L'inverno sarà ancora peggio, strade abbandonate a se stesse, territori abbandonati a se stessi, qua si sta decretando la morte di tutto il territorio, non è solo la questione dei forestali. La parte economica, finiranno le risorse economiche, ma anche le risorse umane, le braccia che tengono e tutelano il territorio, sono gli unici sul territorio. Non a caso sulla frana sono gli idraulici forestali e la protezione civile.